Nel suo intervento ha parlato di tecnologia nei servizi territoriali. Il messaggio principale che ci vuole lasciare? Il messaggio principale è non domandarci se si può fare, siamo convinti dell'utilità, dobbiamo creare dei toolkit, degli strumenti per fare in modo che questo avvenga in tutte le realtà territoriali italiane. Quindi utilizzare il 5G per dare dei servizi di mobilità ed evitare incidenti stradali e annullare quello che è un'emergenza come le morti per incidenti stradali, si può fare. Esistono delle metodologie che abbiamo già inserito nel piano triennale che aiutano i comuni e le altre realtà territoriali a implementarle. Una sua opinione sul 5G Italy? È un ottimo momento di confronto perché sono presenti diversi attori, c'è l'università, la ricerca, le telco, gli hyperscaler, quindi tutti i soggetti che contribuiscono a dare il valore di questo 5G che è l'abilitatore, abilitare quelli che poi sono i servizi che noi dobbiamo portare avanti.